130, la canzone dell'amore di Gennaro Righelli, a lanciare la nuova formula e il successo è subito grande. Il muto cade in disuso, tutti vogliono che il cinema parli. Le pellicole di Stanley Ollio hanno avuto anche in Italia un buon successo, ma la Metro Goldwyn Mayer pensa di rilanciarle doppiandole in italiano. Tuttavia Stanley Ollio parlano ancora poco e si affidano in buona parte alle loro doti mimiche, agli stupori del grasso Ollio e alla incosciente perfidia del magro Stallio. Ma quando parlano, come parlano? E questa è la prima sorpresa. Ollio, che gli spettatori si abitueranno a sentire con una voce grave e baritonale, adatta alla sua corpulenza, ha in realtà una voce sottile da tenore leggero, mentre Stallio, che tutti sentono esprimersi con una voce acuta in falsetto, giusta per un magro nevrotico come lui, ha in realtà una voce da basso profondo. Quando la Metro Goldwyn Mayer decise che Stanley e Ollio dovevano parlare, quando il doppiaggio non era ancora stato inventato, i due attori si impegnarono a recitare in varie lingue. Qui per esempio li sentiamo esprimersi in francese, in realtà senza alcun successo. Il è monté sur le toit. Va vite le chercher. E ne la laisse pas a boyer. Io direi che Stanley e Ollio hanno avuto anche la fortuna di essere in due. Penso a Buster Keaton, che era il più grande di tutti nel muto, che è morto completamente artisticamente con l'avvento del sonoro. Penso a Chaplin, che era un genio del due rulli e che poi nel lungometraggio ha dovuto enfatizzare delle sue vene più romantiche, più, se vogliamo, un po' mielose, un po' accondiscendenti. Non era tutto genio come poteva essere in un lungometraggio di Keaton. Stan e Ollio erano muti, però erano in due, per cui essendo in due era naturale per loro parlarsi, chiamarsi, prego prima tu, no prima tu, cioè il dialogo per loro era naturale. In questo penso che siano stati agevolati. Però non dimentichiamoci che il loro parlare non è mai stato un parlare comico, non è mai stato un parlare di battute, tant'è vero che potevano essere tradotti in qualsiasi lingua perché il loro dialogo non era mai un gioco di parole intraducibile. Penso ai fratelli Marx, che sono stati molto meno popolari fuori dal mondo anglofono perché i loro giochi di parole erano difficilmente traducibili. Stan e Ollio sono rimasti sempre due comici muti, anche se le loro canzoni erano musicali, anche se cantavano, anche se parlavano, anche se ridevano, piangevano sonoramente, però erano soprattutto due maschere mimiche. Quando poi il doppiaggio fu inventato, ci si affidò ad attori italiani. Ecco le loro voci. No, alla tua sinistra. Ora alla tua destra. Ma a chi appartenevano? A sinistra. I miei occhi vanno sempre peggiorando di giorno in giorno. Questa lettera è tutta buia. Sbrigati su. Grazie. Oh, ecco, adesso va meglio.
Mio coro ha odorato olio. Oggi, mentre mettevo in ordine la soffitta, rovistando in mezzo ad un mucchio di cianfruseglie, mi è capitata fra le mani questa tua foto di Stelio, di Olio e dei vostri gemelli, Beato ed Alfe. Eccola. Cos'è, un ritorno alle origini? Beh, adesso bisogna andare in sinco anche con lui. Sì, È come fare un balzo di 40 anni indietro. 40 anni, avete cominciato 40 anni fa. Beh, eravamo fanelli, eravate dei bambini. Sì. Tu, l'altro io andavo a scuola e partecipai a questa audizione, a questo concorso della Metro per adattare le nostre voci, perché due doppiatori avevano già doppiato qualche film di Stelio e Olio, che erano Cassola e Canali. Poi la Metro volle ridoppiare tutti i film, allora così, si adattava la mia voce a Olio, benché la sua era un po' diversa dalla mia. Lui era un tenore, io ero un basso. Oh, i cavalli mi piacciono e credo che sarei un ottimo cavallo. E tu, cosa vorresti diventare? Poi metteva sempre il piede sul sabone. Oh! Eventi, non fare. Allora rimediai uno smoky e andai la prima volta che debuttai all'Augustus di Genova. E dietro le quinte annunciavo, quando disse tocca a te, e dicevo due o tre barzellette, mi ero preparato con la voce di Stelio, facevo anche Stelio naturalmente, e annunciavo dietro le quinte, ed ora in carne ed ossa la voce di Oliver Hardy, uscivo io saltellando così. Stelio ebbe la voce di Mauro Zambuto, figlio del regista Gerardo e futuro insegnante di fisica quantistica all'Università del New Jersey, dove lo intervistammo nel 1984. Il primo film che io ricordo l'abbiamo fatto, mi pare, nel 34. Io ho cominciato con Fra Diavolo. È stato il primo film che abbiamo fatto. Ma che stai facendo? Io faccio menadito. Cosa? Menadito. M-E-N-A-M-E-N-A, D-I-T-O, dito. Menadito. Avevamo iniziato a doppiarli con un accento inglese o americano che sia, perché il primo film di Stelio e Olio che è venuto in Italia si chiamava Muraglie ed è stato girato originariamente in varie lingue, delle quali una italiana. L'avevamo visto nei cinematografi, non aveva avuto un grande successo, ma mi aveva colpito questo fatto di questa gente che parlava con questo strano accento, li rendeva ancora più comici se possibile. E quando nei vecchi studi della Metro si pensò di iniziare a fare questo doppiaggio di questi due comici che in quel momento erano nuovi, venne l'idea, perché non seguitiamo a dargli questi accenti americani? Ciao, Ollo. Riverisco. Avanti, dentro. Avanti, entrate. Saluti, Pollo. Buongiorno. Scusi, tanto, signore, un dente... Silenzio! Ma dove ti metti a sedere? Proprio sulla mia testa? Scusi, io sono nuovo di qui. Dammi la mano. Sei
sei il primo che abbia avuto il coraggio di fare una pernacchia al tigre. Lo sai che i tipi come te mi piacciono. Perché siete qui? Noi siamo due re della Biora. Olio, prima che tu muoia, ho una confessione da farti. Ricordi quella ragazza di cui tu eri innamorato e che ti lasciò perché sempre che tu avevi un figlio? Fu colpa mia! Fu io che gli dicevo tu un figlio! Olio, mi perdoni? Voglio essere come me stesso! Sono sempre andato d'accordo con me stesso! Cosa hai detto che non ho capito? Ma che hai detto? Vuoi tornare come eri? Mi voglio più! Appena apparivano la gente rideva, a prescindere da quello che dicevano o che facevano, ma non solo apparire questa immagine così, questo grasso, questo magro, la gente rideva, anzi rideva anche prima, perché loro avevano poi inventato un motivetto che li annunciava, era taratara. Appena la gente sentiva arrivare questa musica, allora si preparava a ridere, già la rideva. Come nacque il Cuckoo Song e la loro sigla musicale ce lo ricorda Marvin Hatley, che lo compose ispirandosi all'orologio a cuckoo. Un giorno, mentre strimpellava il pianoforte, mi venne fuori quel motivo, Stan, lo sentì e salì le scale e mi disse: ecco, questa sarà la mia sigla musicale, sei d'accordo? Io risposi di sì. La frase musicale, con i toni più alti, sarà di Oliver, che è imponente, deve essere come un segnale di adunata per i militari. E poi aggiunse: la mia invece sarà un po' folle, come il canto del cuculo. La mia mente è limitata, questa è cosa risaputa. Quindi mise insieme le due frasi così. Finisce non con una, ma con due cucù. Nel teatro di tutto il mondo, o meglio nello spettacolo, specie leggero, la coppia ha sempre incontrato i favori del pubblico. In Italia abbiamo avuto quelle formate dai fratelli De Regge, Billy e Riva, Chiari e Campanini, Franchi e Ingrassia, Cochi e Renato, Ricche e Gianne, e oggi Zuzzurro e Gaspare, Ale e Franze, Ficarra e Picone e molti altri. A parte poi le coppie formatesi occasionalmente, ma insuperabili, come Totò e Peppino o Totò e Fabrizio. Insomma, la coppia funziona e rimanda ad un archetipo antico, potremmo dire quasi plautino, destinata ad incontrare grande successo. Ma tutte le coppie che conosciamo, quelle fisse intendo, sono formate da un comico e una spalla. La spalla prepara il campo per la battuta, per la gag, e sarà poi il comico a concretizzarla. Nella coppia Lore e Leardi sono entrambi comici e spalla dell'altro. Sembrano insomma formare due aspetti di un'unica personalità. No, no, non voglio. No, non voglio giurare. Adesso mettetevi in posizione per giurare. Giurate di essere tutti presenti senza fallo al nostro congresso annuale a Chicago? Io giuro! Anch'io! Sempre con fede unanime. I figli del deserto fu un film di grande successo. La storia è questa. Stan e Holly hanno detto alle loro mogli di andare a Honolulu per curarsi.
in realtà si recano a Chicago in una riunione di buontemponi. Una canzone del film Honolulu Baby diventò popolarissima e in tempi recenti anche Maurizio Nichetti vi si è ispirato, utilizzandola come titolo di un suo film. Mi piaceva rifarmi a una canzone famosissima di un film di Stan Laurel e Oliver Hardy, Honolulu Baby. Era una scena indimenticabile dove loro con l'ukulele arrivano a casa e fuori dalla porta cominciano a improvvisare un balletto hawaiano per continuare il racconto di una loro, come dire, convention a Honolulu, che in realtà non hanno mai fatto perché erano andati al night. Sono gag semplici, sono gag che però ci parlano molto bene di una piccola borghesia americana della loro epoca, e credo che il pubblico di oggi, riguardando i film di Stan e Ollio, può capire molto di più dell'americano medio piuttosto che andare a guardare i film drammatici dell'epoca. Negli Stati Uniti ogni anno i fan di Laurel e Hardy, riuniti nell'Associazione dei Figli del Deserto, danno ancora vita a queste convention, all'insegna dell'allegria e sotto uno stemma inventato da Stan, sul quale sono dipinte le loro due bombette, un papillon e una cravatta, un leone e un unicorno e una scritta latina che, parafrasando la famosa frase di Cartesio, vuole in realtà dire che trattasi di due teste senza cervello. Anche in Italia, a Modena, ci sono persone che si raccolgono in una tenda, cioè in un gruppo che si ispira a quell'associazione e che si riunisce per celebrare la vita e l'opera di Stan Lee Ollio. Siamo andati ad assistere a uno dei loro raduni. Questa tenda che abbiamo chiamato in onore al film di Stan Lee Ollio, Noi siamo le colonne, appunto Noi siamo le colonne, è nata nel 1992, con fratelli effettivi un'ottantina, vengono da tutta Italia. E io sono molto orgoglioso di questo perché, pur essendo nata a Modena, la tenda in realtà conta fratelli dal Friuli, dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Liguria, Lazio e così via. Sono tutte le regioni d'Italia sono rappresentate. È iniziato un po' come uno scherzo, perché amando io e gli altri tre amici con i quali ho fondato questa tenda, moltissimo Stan Lee Ollio, così non avremmo mai pensato che diventasse così importante questa iniziativa. E poi nel corso degli anni è andata via via crescendo in modo spontaneo, naturale, e ci siamo trovati ad annumerare fra l'altro personaggi famosi come Giorgio Ariani, Lello Arena, Pippo Santonastaso e poi tanti appassionati da tutta Italia. Insomma, siamo diventati un po' un punto di riferimento per gli appassionati di Stan Lee Ollio. Abbiamo due aspetti nella tenda, un aspetto prettamente ludico e un aspetto culturale. Cioè uno fa parte dei nostri compiti tutelare l'immagine, il ricordo, diffondere il ricordo, l'immagine e la conoscenza
di Stanlio Olio presso le nuove generazioni e anche le vecchie generazioni che ancora li amano. Quindi noi pubblichiamo un bollettino che si chiama Due piselli in un baccello, ricordando una famosa frase di un loro film. E abbiamo pubblicato un libro, scusate un attimo, ve lo mostro, questo bellissimo libro, cioè bellissimo perché è la prima cosa del genere, opera realizzata del suo genere in Italia, uno studio sui loro film antologici. Oggettistica varia, noi stessi produciamo degli oggetti, spille, fumetti, insomma una serie di cose diverse. E poi organizziamo anche, abbiamo organizzato rassegne cinematografiche, proiezioni all'aperto per il pubblico, tutte iniziative che hanno uno scopo prettamente culturale, ricordarli, dare informazioni nuove. L'aspetto ludico è riunirci, ritrovarci e organizzare delle gigantesche battaglie a torta in faccia, per esempio. Con una abbiamo detenuto anche un record italiano, dove la battaglia a torta in faccia è un pretesto per raccogliere fondi a scopo benefico. Io ritengo che siano attuali e avranno anche un futuro per un semplice motivo, perché la loro filmografia, il loro messaggio si basa sulla comicità, non l'umorismo, che è una cosa diversa, la comicità che segue regole universali, che sono insite nella natura umana. Loro sono due immensi clown, lavorano a faccia pulita e fanno delle cose e hanno fatto che continuano tuttora a far ridere le persone. Signori, fate un applauso al nostro nuovo fratello Claude! Nelle loro comiche Stanlio Olio si applicano alle innumerevoli sfumature del comico, dalla comicità meccanica a quella che riproduce sotto forma di caricatura la realtà, fino a raggiungere le sublimi vette del surreale che soltanto pochi geni, come Stan soprattutto, riescono a toccare. Sei! Di quanto tempo hai detto che saremmo arrivati al tredicesimo? Oh, in un baleno! O che non ci metti anche un po' di ghiaccio. A Stan, grazie al suo candore, riescono cose impossibili a Holly e a tutti i comuni mortali, come usare le dita di una mano a mo' di accendino, ad esempio. Ma nello stesso tempo le sue azioni, dettate dalla sua logica marziana, si sviluppano immancabilmente in danno a Oliver, che invece segue una logica umana. Lore e Le Hardy affrontarono con successo crescente il lungometraggio, realizzando molte parodie di film che all'epoca andavano per la maggiore, come quelli ispirati alla Legione Straniera. Bogeste, interpretato da Gary Cooper, primo fra tutti. Ne scaturiva una serie di gag davvero esilaranti. Ragazzi, ascoltatemi.
Temo che sia la fine. Se non arrivano i rinforzi, per noi è finita. Ormai siamo... siamo come topi in trappola. Oh, oh, ma perché non arrivano i rinforzi? Perché? Perché non arrivano? Un altro trucco. Vivala! Legionori! Oh, sono arrivati! Sono arrivati! Finalmente sono arrivati i nostri salvatori! Aprite il portone! Avanti, aprite il portone! Buongiorno a tutti. E questo forte rido. Aspetto, merziere. Spellermo! Avanti! Compagnia! Ma... dov'è il resto degli uomini? Ecco, Mirello, è andata così. Eravamo una compagnia, ma si sono perduti gli altri e io ho assunto il comando dei superstiti. Fuoco! Tutti ai posti di combattimento! Soltanto in coppia con Holly, Stanley riuscirà a perfezionare il suo personaggio, trasferendo la sua cattiveria su un piano di stupidità pura, o se vogliamo, di coerente illogicità illogica. Di una logica che risponde ad altre regole che non sono quelle che noi abbiamo adottato nella nostra vita civile. La differenza fra Holly e Stan è tutta qui. Stan è un cretino allo stato puro, un sublimato della stupidità. Holly invece è un cretino che si crede intelligente. Se potessimo guardare contemporaneamente le gag di Stanley Ollio e quelle di tante coppie venute dopo nel cinema americano, potremmo scoprire somiglianze sorprendenti. E di coppie più o meno comiche Hollywood ne ha sfornate a decine, e basterebbe ricordare qui Gianni e Pinotto, che furono in un certo qual modo i successori dei nostri due eroi, e di Martin e Jerry Lewis. Anche il loro surrealismo ha fatto certamente scuola, e basta guardare i film di Jerry Lewis per rendersene conto. Solo che Stanley e Ollio erano arrivati ad una perfetta simbiosi, ad una fusione totale delle loro personalità. Pian piano subirono anche un processo di identificazione e si scambiarono i ruoli. Poi si moltiplicarono, finirono per sposarsi fra di loro, o meglio, ognuno sposò il doppio femminile dell'altro. In un film arriveranno ad essere anche figli di se stessi, per cui invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia e come risultato si ottiene una comicità moltiplicata per 4. No, grazie. Sono buoni, sa. No, grazie. Ho trovato tutti, sono stati meravigliosi. Anche quella ragazzina... C'è di tutto un po', dalla zuppa alle nocciole. Venite a mangiare. Cosa devo fare ora? Potete prendere questi coppi? Come, tutti quanti? Sì, e fatelo senza versarli.
state attento. Il travestimento non fu estraneo a Stanley e Ollio, anzi da un certo punto della loro carriera in poi diventò una nuova arma comica. Stan soprattutto amava molto travestirsi da donna, un trucco che aveva appreso quando lavorava nelle compagnie di pantomima. Un trucco che riprese in molti film e che ottenne sempre effetti esilaranti, soprattutto perché ai tratti gentili, quasi femminei del volto, accompagnava sempre modi sguaiati, tipicamente maschili. Ma che razza di ambiente è questo? Ok. Vuole che gli serva l'insalata in camicia. Beh, se il padrone vuole che tu gli serva l'insalata in camicia, accontentalo. Su, non fallo aspettare. A proposito, colonnello, avete cavalli? Peccato. Li ho spediti tutti nella mia fattoria del Kentucky. Kentucky? Di che parte del Kentucky siete, colonnello? Omaha mia. Mia vecchia Omaha. Credevo che America fosse in Wisconsin. Pensa, chiama Ivan. Eh? Chiama Ivan. Oh, Ivan! Scusatemi un momento. Ivan verrà subito. Ora, caro bombolo, credo che sia tutto a posto. Mi pare, colonnello. Ora vedo quanto fa e vi do un assegno. Molto benone, molto benone. 2, 3, 12, 4, 1, 2, 3. Ah, eccoti, Ives. Oh, ciao. Ciao, fratellino. Cosa c'è di nuovo? È successa una cosa bellissima. Fanny è caduta nella torta. E il pranzo? Sarà pronto se saprete aspettare. Metti giù quella torta e aiutami a preparare la tavola. Dimmi cosa devo fare. Io vado sotto e quando ho aperto il gancio, tu apri. Potevi dirmelo subito. Ti arrabbi per delle sciocchezze. Naturalmente le torte in faccia continuano ad essere un ingrediente irrinunciabile, anche quando entrambi si ritrovano in abiti femminili. Ecco fatto, apri pure. Telefona al pasticcere e ordina un'altra torta. Non riesci a bere il brodo senza fare tutto quel rumore? Questo non è il rumore del brodo, è la mia asma. E adesso, opla, Stan e Ollie si ritrovano in una situazione di tipo matrimoniale in cui ognuno ha sposato il doppio femminile dell'altro. Il grasso ha sposato la magra e il magro la grassa in una sorta di contrappasso. Pronto? E Stanlio dice che non hanno gelato di fragola. Beh, allora hanno tutti i frutti. Beh, allora hanno tutti i frutti. Me ne dia uno tutti i frutti? Non ne abbiamo. Oh, e ancora il telefono. Pronto? Prendilo di cioccolato. Melodia di cioccolata. Non ne abbiamo.
No, vado io. Pronto. Beh, allora di crema, di quello che ti pare. Melodie di crema? Non ne abbiamo. Allora cosa dici? Niente, non vendiamo gelati di nessun tipo. La porta accanto. Beh, e dov'è il gelato? Non ne avevano. E perché non sei andato in un altro posto? Perché ho speso i 15 cents per telefonarti. Non ho mai visto un essere più stupido di te. Tu non ti permettere? Invece sì. Siediti. Che bravo, spendere 15 cents per telefonarmi. Infine, tornati i maschi, eccoli invertire le parti, tanto per complicare le cose e inserire un nuovo elemento di comicità. Bene, ecco che mi hai cacciato in un altro imbroglio. Ma che colpa ne ho io? Il dottore mi ha chiamato per una trasfusione, forse adesso sono sempre mio, sempre mio. Sta zitto e vieni via. Addio. Arrivederci, signora. Ineluttabile è la decadenza, più fisica nel nostro caso che artistica. Certo, Stan e Oliver ebbero una vita tumultuosa sulla scena lavorando moltissimo, e anche nel privato. Si pensi solo che Oliver si sposò 3 volte e Stan addirittura 8, ma con 5 donne. Ad una concesse il bis e a un'altra addirittura il tris. Alla fine degli anni 40 Hollywood non li fa più lavorare, gli preferisce i modesti Abbott e Costello, da noi conosciuti come Gianni e Pinocchio. Ma in Europa la loro popolarità è rimasta intatta, tanto che l'ultima occasione cinematografica arriva nel 1950 e viene proprio dall'Italia e dalla Francia. Il film si intitola Tollo K. Nelle intenzioni dei proponenti doveva essere una seria pellicola pacifista in cui i produttori, convinti di fare il colpo, pensarono di inserire Lore Leardi, che tanto successo avevano riscosso nella loro tournée in Europa. Non si trattò di un film concepito per loro, quindi, e che tenesse conto della loro età, ma di un film che voleva sfruttarne semplicemente il nome. Inoltre, durante la lavorazione, Stan si ammalò gravemente e il film si dovette interrompere per diversi mesi. Quando tornò, era dimagrito di molti chili e il suo viso segnato ancora di più da rughe, inesorabili, mentre Oliver appariva ingrassato a dismisura. Stan e Holly, Stalle e Ollio, Lore Leardi, il grasso e il magro, avevano perso per sempre la loro innocenza, i loro caratteri infantili, e ora apparivano al pubblico come 2 patetici vecchietti. La loro comicità infantile non poteva più funzionare. A riceverli in Italia c'è anche Walter Chiari, e il pubblico li obbliga ad affacciarsi al terrazzo del loro albergo per esprimere loro affetto e ammirazione. Poi le scene italiane cui partecipa anche il nostro Vittorio Caprioli. Il signor Lora, immagino. Oh no, io sono Oliver Hardy, sono il condottiero del signor Lora. Ma dov'è il signor Lora? Oh, è qui il signor Lora. Oh, signor Lora, ce n'è voluto a trovarla. Ed ora, signori, presento loro i miei 2 colleghi che hanno curato gli affari del Fulo Rossio in Francia e in Italia. Il signor Hardy, l'avvocato Bonfois, il signor Lora e il signor Paltroni. Il signor Paltroni, il signor Hardy, avvocato Bonfois e il signor Lora. Io sono Brommel. Signor Hardy. Loro sono sopravvissuti alla loro decadenza, sono sopravvissuti alla loro parabola che ha avuto un massimo, un inizio e una fine,
perché le loro storie sono universali, erano valide allora ma sono valide oggi. Quando parlavo di piccolo borghesia, di frustrazioni, sono le frustrazioni che possono avere anche oggi i piccolo borghesi, le persone che fanno un mutuo per avere una villetta, una casa o per comprarsi una macchina nuova e poi trovano il vicino di casa che gliela disfa. Loro tutte queste cose le hanno godute, le hanno interpretate e le hanno affidate alla storia del cinema. Allora, signori, per l'ieno di Epoli. Oh, grazie, Celia. Quanto abbiamo a dire di te? Voi americani non vi preoccupate delle formalità, si direbbe. Prima del piacere, noi pensiamo agli affari. È il nostro sistema. È così. Vederli così vecchi fa senza dubbio tristezza, e ancor più ne farà di lì a pochi anni vedere Oliver Hardy irriconoscibile, dimagrito di 70 kg per ragioni di salute. Hardy muore prima del suo partner Laurel, che questi filmini familiari ci mostrano paralizzato al braccio sinistro. Clinica, prima di morire, all'infermiera disse: «Mi piacerebbe stare a sciare in questo momento». «Le piace molto sciare, signor Laurel», disse l'infermiera. «No, lo detesto, ma è sempre meglio che stare qui». Era l'ultima gag, perfetta come sempre, nei tempi e nell'esecuzione. Ma dove vai? In una sorta di preveggenza, Laurel e Hardy avevano immaginato nei Diavoli Volanti che Olio se ne sarebbe andato prima di Stallio, ma che poi si sarebbero ritrovati per ricominciare insieme il cammino, per la gioia del loro pubblico, che è oramai rappresentato da decine di generazioni. Oh. Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno? Sei proprio tu. Chi credi sia un cavallo? Oh, sei tornato. Riuniti per sempre. Guardo gli asini che volano nel cielo. Vanno in patria sulle nuvole, si divertono a fare cigli nel ruscello. Bianco come inchiostro, vanno i treni sopra il mare, tutto blu. E le go-
gondole bianche sfociano nel crepuscolo sulle corne dei bambù. Do 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 do. Thank you.